Continuiamo spostandoci ai nostri studi del Quirinale, dove c'è l'onorevole Giorgio Soria, il Movimento 5 Stelle. Onorevole, ben trovato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, abbiamo appena sentito le parole del senatore Mineo, leggiamo riforme, Movimento 5 Stelle apre al lodo Mineo. Mineo non vuole sentire dire questa parola, il testo Chiti è la fotocopia del nostro. Ci spieghi un po' meglio? Mi sente? Assolutamente sì, noi ecco. Sì, la sento benissimo. La questione è molto semplice. Nel momento in cui si vuole in un qualche modo ridurre i costi del Senato, magari diminuendo proprio il numero dei senatori, è una cosa che in realtà noi stiamo dicendo da giorni, noi stiamo ribadendo questa questione da giorni, ossia il fatto che il Senato può non essere abolito, si può ottenere un risultato anche migliore dal punto di vista dei costi, agendo in maniera molto determinata su alcuni costi del Senato, tra cui il numero dei parlamentari stessi e perché no, come stiamo facendo noi, anche l'indennità dei parlamentari, e si otterrebbe una grandissima riduzione dei costi del Senato. Fermo restando che una questione fondamentale che io voglio ribadire qua è che a noi piace far scegliere anche le persone, a noi piace far votare. Quindi una cosa fondamentale è che tutte queste azioni, anche dirette al Senato, verranno poi anche messe online in modo che tutte le persone possano scegliere, che è una questione fondamentale oggi in Italia, far scegliere le persone, visto che da una parte invece diciamo che i partiti tradizionali cercano di far scegliere sempre il meno possibile. Senta, e questo letto da fuori, diciamo non dall'interno e dal Senato, è un modo per mettere ulteriori bastoni tra le ruote a Renzi da parte del Movimento 5 Stelle? Ma in realtà, se non mi sbaglio, è una minoranza del PD che sta proponendo o sta dicendo che la riforma di Renzi è una riforma che non dovrebbe essere fatta in questa maniera, dovrebbe essere fatta in una maniera differente. Io penso che quindi la questione fondamentale per Renzi non sia il Movimento 5 Stelle, perché noi stiamo facendo il nostro lavoro e anzi abbiamo fin da subito dettato proprio la questione del Senato, spiegando che se era una questione dei costi si poteva fare riducendo il numero dei senatori. Sì. In realtà mi sembra di capire che per l'ennesima volta il PD al suo interno abbia tutta una serie di correnti che poi si fanno la battaglia tra di loro. È l'esempio quello che è successo oggi. Ma quindi voi votando intendete mettervi insieme a questa minoranza del Partito Democratico? Tutta questa operazione secondo lei a che cosa serve? No, guardi, che noi ci mettiamo insieme a una minoranza, noi che siamo un movimento. Partito, ma era per dare l'idea del fatto che noi siamo il 25%, quindi siamo un movimento abbastanza grosso, siamo il primo partito dal punto di vista dei numeri, che ci mettiamo con una minoranza di un partito come il partito del PD è un po' folle. Noi abbiamo sempre detto, io voglio ribadire questa cosa, sono giorni che ci viene fatta la domanda in merito al Senato e io l'ho sempre detto francamente, la questione è una questione di costi, va bene, analizziamola e vediamo come riducendo il numero di parlamentari si possa fare senza nessun problema, quindi è una cosa che noi stiamo ribadendo ormai bene, da giorni. Ma in pratica, mi scusi anche perché il tempo purtroppo corre, prego. In pratica voi che cosa decidete di fare? Quindi è il vostro voto scisso completamente da questa ala, da questo gruppo, da chi all'interno del PD sta dalla parte del DDL Chiti, quindi sarete separati e distinti o si può ipotizzare qualcosa di diverso? Torno a ripeterle. Noi continueremo, e l'abbiamo già ribadito, glielo ripeto, noi faremo scegliere anche in merito alle riforme del Senato direttamente alla rete. Tutto ciò viene fatto direttamente alla rete. E le spiego anche il motivo di tutto ciò. Le faccio un esempio banale. Con un'altra riforma, una riforma che è parallela in un qualche modo, che è quella sulla legge elettorale. Nella riforma della legge elettorale, i cittadini in Italia una cosa potevano fare, che era quella di scegliere il proprio candidato, e proprio tra un mesetto abbondante, ci sarà l'elezione dei candidati europei, in cui si sceglie. Per noi è fondamentale che i cittadini possano scegliere, è un atto rivoluzionario, un altro modo di vita magari da capire. Quindi fate scegliere dai cittadini che cosa fare in materia di disegno di legge Chiti?
Questo è il l'abbiamo senso? Fatto anche per la legge l'abbiamo fatto anche per la legge elettorale. Certamente, onorevole, però... Io qualche giorno fa, anzi, incontrando delle persone, mi sono reso conto che sono diventate delle persone molto preparate anche dal punto di vista della legge elettorale. Per esempio, si parlano dei vari quozienti, parlano delle varie soglie. Sì, onorevole, mi perdoni, quindi... io vorrei, come si fa i matrimoni, un sì o un no? Chi parla adesso taccia per sempre, nel senso... quindi voi farete decidere al popolo della rete che cosa? Il tipo di riforma da apportare secondo il Movimento 5 Stelle al Senato o la possibilità di votare insieme a quella quota di PD, glielo ripeto ancora, che sta con il disegno di legge Chiti? Noi facciamo scegliere ai cittadini cosa fare. Noi facciamo scegliere ai cittadini le riforme da fare. Sì. E l'esempio ancora, il sì o no del matrimonio lo dimostriamo con quello che abbiamo fatto sulla legge elettorale. Noi facciamo scegliere esattamente le riforme da fare. La legge elettorale che abbiamo preparato in rete con tantissimi cittadini e con l'accusa da parte di molti che non ce l'avremmo fatta, che avrebbero fatto prima gli altri partiti, in realtà abbiamo preparato la nostra legge elettorale prima dei partiti, l'abbiamo mostrata a tutti, è stato un atto molto democratico. Allora, e questo è il modo con cui il Movimento 5 Stelle lavora, facendo scegliere direttamente ai cittadini. Questa si chiama democrazia partecipata. Onorevole Soria, a proposito dei matrimoni, visto che mi è uscito quel sì o no e parli ora o taccia per sempre, il matrimonio con Pizzarotti è finito? Visto che Grillo lo chiama Capitan Pizza, nulla di male, anzi, insomma, è uno degli alimenti più buoni al mondo, la pizza, ma intendo dire, grande polemica per le parole che Pizzarotti aveva dedicato a quelle persone sconosciute che si apprestavano a presentarsi in Europa, che forse non avevano lavorato abbastanza sul territorio? Guardi, mi è capitato, se non ricordo male, proprio qua un po' di tempo fa di parlare sempre con lei, che mi aveva fatto sempre la domanda dei Pizzarotti, poi scoprì dopo qualche minuto che in realtà in realtà le parole di Pizzarotti erano state smentite da Pizzarotti stesso. Quindi io ma in questo caso le parole di Grillo non sono state smentite sul blog, voglio dire, belle non sto dicendo delle parole di Grillo, ma sto dicendo in generale, lei mi ha appena fatto riferimento al fatto che Pizzarotti abbia detto dei candidati per le europee. In realtà noi abbiamo fatto una cosa molto, ma molto bella, penso che non ci sia una cosa più bella nella politica italiana, ossia quella di permettere a tantissime persone di candidarsi per le europee. Sì. Negli altri partiti cosa succede? Vengono messi dei trombati, vengono messi delle persone che avevano altri... comparativi. Ma io sto parlando... Ecco. Per quale motivo non si possono fare comparativi? No, noi siamo la dimostrazione che la politica in Italia è fatta di belle cose, per cui anche delle persone che in realtà non sono appoggiate né da lobby, né da industrie, né da nient'altro, possono diventare, lo auguro a tutti loro, degli europarlamentari. Quindi non c'è cosa più bella all'interno della politica di aver permesso a delle persone così come noi stessi prima. Di poter correre. Ognuno di noi faceva tutt'altro. In politica. Siamo all'interno... Esatto. Ci uniamo anche noi con il tweet di Matteo Renzi, in bocca al lupo a Casaleggio per una guarigione rapida, rapida ed efficace. E colgo l'occasione anch'io, anche qua per l'appunto, di ribadire l'augurio da parte di tutto il gruppo parlamentare di una pronta guarigione. Grazie, grazie, onorevole Soria.